Vabbè, io mi chiamo Enrico Annoni, ho avuto la fortuna di diventare calciatore, ho sempre avuto la passione per i motori perché mio padre aveva un'officina meccanica, di conseguenza sono nato in mezzo ai motorini. Appena ho avuto l'occasione, cioè quando ho smesso di giocare a calcio, ne ho approfittato per buttarmi in questo mondo di matti. E ti dico, mi sto divertendo, mi sto trovando benissimo. Non mi reputo un pilota, mi reputo un amatore che si vuole divertire, perché i piloti sono altri, però mi piace perché così voglio imparare, voglio anch'io comunque cercare di andare un po' più forte, anche perché se sei qua lo fai anche per questo scopo. Enrico, ti chiedo un'altra cosa, visto che sia di calcio, no, che di moto, che differenze o analogie hai visto tra il fare squadra in campo, quindi campo da calcio, e invece quando si gareggia con una moto? Allora, vabbè, comunque come hai detto tu devi sempre fare squadra, devi sempre avere feeling con tutte le persone che ti circondano, che stanno, noi quando giocavamo diciamo sulla stessa barca, e qua penso che per quanto riguarda questo trofeo che stiamo facendo è così, cioè Giuliano ha voluto questa soluzione, ha voluto questa cosa qua, che chi viene a gareggiare è giusto entrare in pista, ognuno fa il proprio dovere in pista, chi vuole, cioè si va forte, poi quando finisce tutto nell'hospitality bisogna cercare di rimanere un ambito familiare, divertente, senza polemiche, senza nessun problema, e questo penso che ci sta riuscendo alla grande ed è molto importante per anche il progetto, per portarlo avanti nel migliore dei modi, perché se cominci a avere un inghippo, uno che è invidioso di quell'altro, uno che va a cercare il l'ago nel pagliaio perché dice io non vado forte, tu hai la centralina che va di più, invece le moto sono tutte uguali, e questo è molto importante, ma penso poi anche che riguardano i team del mondiale, i team ufficiali, cioè vediamo che se si rompe un equilibrio, se c'è un meccanico o il pilota che ha dei problemi con qualche persona, non riescono più a rendere il 100%. Quindi dice è importante che ci sia proprio reciprocamente anche fiducia. La fiducia è la cosa più importante che c'è, per fare gruppo e per fare squadra, perché se io comincio a non fidarmi più di te, basta. E viceversa. È finito tutto. È vero. Ti chiedo un'altra cosa, se dovessi dirmi tre emozioni, prima di gareggiare, durante e dopo. Allora, prima di gareggiare uno... O comunque dico di sempre, in pista, anche dico se sempre poi... che vabbè, dai, c'è ancora per divertirmi, però un po' di tensione ce l'ha. Quando sei dentro, allora invece lì sei concentrato e pensi, comunque perlomeno cerchi di guardare quelli più avanti di te, come fanno le traiettorie, cercare i punti dove magari frenare. E quando arrivi, almeno io quando scendo che è finito tutto sono morto. Sono peggio che una partita di calcio per me. Ah ok, quindi quando giocavi invece a calcio era altre emozioni? Era diverso perché comunque vabbè, qua come ti dico lo faccio anche per divertimento, là era tra virgolette un lavoro, di conseguenza già sapevi il sabato andavi a giocare, che ne so, contro il Milan, facendo il mio ruolo che era un difensore, magari ti dicevano chi dovevi marcare la domenica, perciò sai, ai tempi c'era Gulli, c'era Van Basten, c'era Maradona, c'erano questi personaggi qua. Avevi tutto da fare, direi. E allora un po' di tensione ce l'avevo. Alla domenica bastava che se riuscivi a fare i primi due passaggi bene andavi via liscio come l'olio, se no cominciavi ad andare in panico, sì. E poi vabbè alla fine se facevi il risultato positivo tutti contenti, se facevi il risultato negativo eri sotto un treno per tre giorni eri sotto un treno. Ok, quindi questo dici proprio perché c'era un'aspettativa alta per cui uno... Sì, c'era molta pressione. Ma calcio sì, qua non ho pressione perché comunque lo faccio perché mi diverto, ho pressione me stesso, cioè, non ce l'hai dalla media circostante, ma ce l'hai magari sei tu il primo che vuoi far meglio. Sì, avendo fatto per 20 anni attività agonistica sei sempre di più. Comunque vuoi sempre fare meglio, perlomeno cercare di fare il meglio. E secondo te potessimo, no, avere un ingrediente magico che ci vuole per far sì che, come posso dire, per essere non soddisfatti di quello che fai, quindi magari sia una gara in moto che quando si gira via calcio. Per essere soddisfatti, sì, il tuo ingrediente magico.
funzione? L'ingrediente magico, secondo me, non ci stanno gli ingredienti, dipende tutto dalla tua testa. Che comunque anche quando hai tanta pressione, se riesci e hai la fortuna di circondarti, come dici tu, di persone che ti fidi, ti danno tranquillità per fare qualsiasi lavoro, con tutta la pressione che vuoi, ma sei sempre fiducioso. Se cominci già nella tua squadra a avere chi ti fa la pressione, chi si aspetta che devi arrivare al posto primo, oppure almeno quando arrivi primo vedi che comunque ti fa un po' il muso scorcinato e già lì diventi difficile. Perfetto, allora io invece avrei detto che mi ringrazio tanto. Grazie a te. La testimonianza e insomma in bocca al lupo, visto che oggi e domani si tratta di... Crepi, okay, grazie. Grazie ancora.